Eccoci qui nell'area YoYoTube del convento di Lonato di Brescia. Siamo in compagnia di un gruppo di giovani marmotte che viene da Civitino, provincia di Bergamo. Oh, eccolo qua l'entusiasmo delle giovani marmotte. Continuate l'applauso, viva la classe 70! Mamma mia, saltano con i fossi per lungo. Mamma mia, che entusiasmo! Io che sono ancora più giovane, non ho l'entusiasmo e il brio che hanno loro. Allora ragazzi, il portavoce è lui, l'uomo col cappello. È l'unico che non barcollava mentre entrava. Ciao, barcollavo alle 8. Allora, il tuo nome è vicino al microfono? Alberto! Ok, Alberto. Alberto, dimmi, se ti chiedo, dammi una definizione per la classe 70 di Civitino. È fenomenale! Bravissimo, è fenomenale! Invece a lei, la bionda in mezzo al gruppo, il tuo nome è vicino al microfono? Barbara. Ok, devi dirmi la cosa, il ricordo della cosa più strana che avete fatto a scuola, non so, avete fatto qualche scherzo al professore? Spogliarello! Ma puoi dirlo? Non si può dire! I maschietti ci alzavano le gonnelline, ci mettevano contro il muro! Mamma mia! I maschietti che alzavano le gonne! E pensi che alcuni sono diventati marito e moglie, poi termini di moglie! No! Per me i peggiori sono quelli con i capelli corti e senza capelli. Giusto! Per me sono i peggiori. Cattivone. Per me sono quelli più tremendi. Allora ragazzi, a parte le battute, allora. Allora, io adesso vi faccio una domanda per tutti. Rispondete bene, correttamente, vi faccio cantare Arriverà. Altrimenti, se rispondete in maniera errata, vi faccio cantare una canzone a mia scelta. Siete pronti a questa sfida tra me e voi? Questa è la domanda per voi. In una stalla ci sono... Ah, come è concentrato? Già, sta già partendo con la mente. Allora, in una stalla ci sono 10 mucche. Scappano tutte tranne 9. Quante mucche rimangono nella stalla? 9! Esatto, 9! Scappano tutte tranne 9. Bravo, vedi l'esperienza. Vedi Sandrino, l'esperienza. Dobbiamo prenderla noi. L'importante è che non conosce. Ho beccato io quella che è uscita. L'importante. Questa è bella. L'importante è Sandrino che non li facciamo conoscere le nostre donne, perché sennò non ci vogliono più noi. Sì, sono a rischio. Allora, siete pronti a cantare Arriverà? Sì. Vai con Arriverà. Piangerai come pioggia, tu piangerai e te ne andrai come foglie, vento e autunno, triste tu te ne andrai, c'è la che mai ti perdonerà. E attento, in tuo cuore un giorno d'estate romente.
Questo è per le donne. Alla volta in cui mi hai detto no, non ti lascerò mai. Poi di colpo il buio intorno a noi. Ma si sveglierà il tuo cuore un giorno d'estate. La voce è classe 70! E arriverà! Era meglio 69! Il sapore del bacio più dolce, l'abbraccio che ti scalerà! Un numero a caso! Arriverà! Lo conosci te? Una frase, una luna di quelle che poi ti ricorderà! Classe migliore. Voglie, la magia delle stelle, la poesia della neve che cade, rumore non fa. Bravissimi, classe 70, Cividino Bergamo! La mia pelle a curarle, due voglie. Il gran finale. Mamma mia! Se fanno l'amore come canta bene, cioè, vado a vivere a Cividino io! Mamma mia, un applauso alla classe 70! Oh, canta bene! Andavano bene a scuola, si sono divertiti, hanno mangiato, avete bevuto? No, non si vede! Soprattutto! Soprattutto acqua bevuto! Hanno San Pellegrino loro, quindi solo acqua. Allora, spero che vi siete divertiti. Abbiamo il canepino. Il canepino? Vino. Ah, è il vino buono. Lo conoscete Sandrino? No, non lo conosco. Conoscete il canepino? Questo ragazzo qua esce solo il venerdì sera. Perché lavora in una casa di cura. Allora noi andiamo a prenderlo. Allora andiamo a prenderlo. Poverino, perché è un ragazzo un po' triste. Allora lo portiamo qui a lavorare e dopo alle tre lo portiamo ancora a casa. Noi l'abbiamo portato fuori lui stasera perché anche lui è in casa di cura. Si è parcheggiato nel parcheggio opposito lui. Lui è rianimazione. È rianimazione? Da rianimare. Anche a me piace rianimare ogni tanto. Quando le trovo per te sono svenute, io la soccorro. Respirazione bocca a bocca. Fanno il flebo le citrosoline. Fanno il flebo col Coccavana, dai. Col Coccavana, col boito. Allora ragazzi, vi faccio un in bocca al lupo per la vostra vita, per le vostre feste che avete fatto qui al convento. Vi aspetto l'anno prossimo. Claro. O anche quest'estate, dai, facciamo una ripatriata qui al convento, dai. Se riuscite a sbolognare i figli, le mogli, i mariti, le figlie sopra i 18 anni, sappiamo noi dove portarle, quindi datele a noi in mano che li facciamo compagnia. No, le portiamo a Luna Park, qua sul lago. Le portiamo sulle montagne russe. Facciamo un grande applauso per voi. Viva la classe 70 da... Oh!